Buongiorno a tutti. Allora, oggi effettuiamo il trattamento con acido ossalico contro la varroa. Nei giorni scorsi si è ingabbiata la regina, che è stata 21 giorni ingabbiata, poi l'abbiamo liberata un paio di giorni fa e ho messo il nutritore per dargli un po' di sciroppo per stimolare un po' la ripresa della covata, diciamo così, va? Giusto un po', senza esagerare. Eh sì, sono abbastanza pappato, quindi, ma non più di tanto, quindi ne hanno bisogno il giusto, serve solo per dare uno stimolo alla regina. Allora, prima cosa che facciamo, andiamo a dare un'occhiata se è tutto ok. Davanti così. Prima cosa che faccio, vado a togliere la gabbietta perché l'ho lasciata dentro quando ho liberato la regina, perché siccome è intrisa degli odori della regina, allora dico la lascio in modo tale che perdura un po' l'odore e quindi aiuta l'accettazione, quindi non c'è solo la regina ma c'è anche l'odore che rimane. Ora la rimuoviamo, ovviamente le api l'hanno murata. Ok, la mettiamo davanti così sentono un altro pochino l'odore. O questa voragine verrà riparata da loro, quindi nessun problema. Allora, la regina, eccola qui, non so se la vedete. Quindi è tutto ok, non l'hanno accoppata e questo ci rincuora. Allora, innanzitutto sotto la cassa rimettiamo il vassoio. Il vassoio lo abbiamo unto con dell'olio di vasellina, di quella lì enologica, insomma, che si trova un po' dappertutto, si trova anche nei fai da te, l'ho trovata io. Comunque i negozi di apicoltura ce l'hanno, i negozi che hanno prodotti per enologia ce l'hanno. La ungiamo come se fosse olio santo, in modo tale che tutta la varroa che cade poi finisce sul vassoio e ci rimane appiccicata. E poi riusciamo a capire quanta varroa c'è, insomma. Riusciamo a contarla per non capirla. Allora, dopodiché abbiamo bisogno di una siringona e del nostro acido ossalico che abbiamo già preparato. Ecco, se magari evitate di sbatacchiarlo sulla cassa, tutti loro non se ne accorgono. Allora, le istruzioni dell'acido ossalico prevedono il Labibioxal, che è l'unico prodotto a base di acido ossalico autorizzato, perché l'altro acido ossalico che si trova in commercio potrebbe contenere tracce di piombo, potrebbe contenere un sacco di impurità, quindi non sempre è consigliabile. Poi dipende, se avete 2-3 arnie, insomma, se come me avete, siete hobbisti, avete pochissima roba, una bustina di acido ossalico vi costa 10 euro, insomma. La dose che viene consigliata dalla casa farmaceutica è di 5 millilitri per ogni telaino occupato dalle api, non per ogni interfavo, perché molta gente conta 5 millilitri per ogni spazio, invece è sbagliato. La casa produttrice dice di contare 5 millilitri per ogni favo occupato dalle api. Infatti vi dice che la dose massima è di 50 millilitri, perché i telaini sono 10, 5 per 10 fa 50.
quindi la massima dose per cassa è proprio 50, questo significa che sono 5 ml per ogni telaino. Ora io, visto che fa caldo, posso tenerlo aperto quando mi pare, per facilitare l'assunzione lo metterò all'interno degli interfavi, in modo tale che si distribuisca meglio, le api lo distribuiscano meglio. Aggiriamo un po'. Questa è la soluzione con sciroppo preparata come ci dice la casa produttrice. Quindi vado a prelevarlo. Ok, facciamo 20. Ce ne ho 20, quindi facciamo 5 per ogni telaino. Attenzione a maneggiare l'acido ossalico, ora in queste condizioni è meno pericoloso. È pur sempre un acido. A voglia che vi dicono vabbè, è un prodotto naturale, e vabbè, si trova negli alimenti, vabbè, si trova qui, anche nel miele il contenuto perfetto, va benissimo, ma è pur sempre un acido e anche molto forte. Tenete conto che il tasso di mortalità è attestato intorno a 30 grammi per una persona. Quindi, con la bustina da 35 grammi in commercio ci ha ammazzata la suocera tranquillamente. Quindi, attenzione soprattutto alle micropolveri, quando fate il preparato, usate una mascherina anche di quelli di carta, quelle normalissime, perché insomma però fa un sacco di polverino leggero, quindi attenzione, mi raccomando. Allora, e lo goccioliamo così, semplicemente. Voilà. Così, proprio letteralmente gocciolato, così, a goccine, o un filino come se fosse olio, così, perfetto. Bene, prendete e mangiatene tutti. Ok. Ora si può eccedere un po', perché sempre la casa produttrice dice che potete arrivare alla dose massima di 90 ml. Però dai, non esageriamo. Se ne potrà dare un pochino in più, a questa gliene sto dando leggermente un goccino in più perché ha un'infestazione altissima di varroa, questa cassa qui, e questo l'ho vista col test dello zucchero a velo, che poi vi faccio vedere. Però non eccedete mai le dosi consigliate, soprattutto non fate i mischioni di farmaci, perché si fanno dei cocktail e si induce solo resistenza e basta da parte della varroa. Ok, questa cassa è a posto, chiudiamo il prodotto e procediamo alla chiusura. Questo lo tolgo così possono venire a pulire il nutritore. Si può andare all'altra cassa. Anche qui togliamo le gabbiettine che hanno tenuto recluso la sovrana. Ok. Togliamo il filo di ferro. Vedete che continuano a cercare qualcosa, perché sentono ancora l'odore della madre. Quindi fatto bene a tenerlo dentro, perché ha aiutato tantissimo l'accettazione, continuare a sentire l'odore. Purtroppo l'hanno murato sul favo, quindi staccandolo e viene via un po' di cera. Tanto questa gliela lascio davanti all'ingresso,
si la puliscono e si ricostruiranno. Ecco qui la sovrana, non so se la vedete, eccola qua. Quindi anche questa è a posto, in forma, forma smagliante, verde speranza. Quindi possiamo risistemare tutto e procedere anche qui col trattamentino. Mettiamo il vassoio, anche questo unto come una cotoletta, prima che mi dimentico, la siringa alla fine del procedimento lavatela bene con l'acqua, altrimenti lo zucchero vi impasta tutto quando si asciuga, poi la buttate. Invece appena finito gli date una bella lavata, vabbè, economizziamo, no? Se si può economizzare, perché fate magari attenzione se ci sono dei buchini di api, no? Mettetelo anche lì in modo tale che vada anche più in basso. Non fate solo il bagnetto alle api che ci sono sopra. Cercate di far cadere le gocce nei buchi che trovate all'interno.